Allora, in questo piccolo video volevo iniziare a fare dei video confrontando alcune edizioni delle case editrici, no? A paragone di prezzo, cosa abbiamo con una casa editrice e cosa abbiamo con un'altra. In questione, ecco, volevo prendere questi due volumi, uno della Ikari e uno della Star Comics. Voi naturalmente sapete quanto io adori le confezioni della Star Comics. In questo caso, allora, abbiamo questo Dragon Ball che al costo di 15 euro esatti, no? Abbiamo già parlato di Dragon Ball, no? Andiamo un attimino a dire una cosa veloce: sovraccoperta, molto carina. Come insomma qualcuno ha fatto notare, anche abbastanza inutile, ma va bene, cioè, ce la teniamo. Su un cartonato sono d'accordo anch'io che a volte è abbastanza inutile. Abbiamo il cartonato con la scritta Dragon Ball, riportato qua, vedete il cartonato, abbassiamo, ok, il cartonato, come potete vedere, ok, rilegatura a filo. Naturalmente una gran bella stampa, insomma. Qua abbiamo la classica rilegatura a filo. Trovate questo tessuto, no, sui bordi, soprattutto quando si utilizza naturalmente diciamo così, il cartoncino per fare le copertine, no? Il cartonato classico. Questo perché potete aprirlo benissimo, tranquillamente, senza che rovinate la copertina, quello che succede quando utilizzate dei brossurati. Allo stesso prezzo, appunto, volevamo farlo in modo molto veloce. Qualcuno si lamentava per il prezzo eccessivo di un'opera del genere, che ricordo 15 euro, ha le stesse praticamente dimensioni di quest'opera che ha stampato la Ikari. Quindi qua abbiamo 15 euro di materiale utilizzato, secondo me per quest'opera è un prezzo onestissimo. E qua invece abbiamo Susanoo, okay, di Gonagai, anche di questo ne abbiamo parlato, però parliamo dell'edizione. Allo stesso prezzo ci troviamo un brossurato, anche questo comunque, se non sbaglio, non ho gli occhiali. Rilegato a filo, di solito la Ikari lo fa perché usa queste carte molto spesse. Abbiamo una sovraccoperta abbastanza delicata perché la Ikari usa queste sovraccoperte lucide, che guardate qual è il problema, no? Si rovinano tutte. Diciamo che allo stesso prezzo quel tipo di copertina là è studiata proprio perché comunque difficilmente si graffia, si rovina o perlomeno si nota meno rispetto a questa. Qualcuno mi aveva fatto notare che ha trovato delle problematiche sul Dragon Ball, ma semplicemente perché quelli del viaggio non possono imbustarli uno a uno. Ricordiamoci che è sempre carta e cartone, magari trovate ammaccato un pochino la copertina, eccetera. L'effetto Mondadori si sta già avendo in giro, perché io sto andando anche in supermercati minori, no? Come il Bennett, di un paesino dove hanno fatto l'angolo manga, e c'è assolutamente tutte le copie di Dragon Ball, che potete andarvi a scegliere la migliore. Durante il trasporto questi prodotti purtroppo si rovinano sempre, hanno sempre delle pecche che non c'entrano poi assolutamente niente né il fumettaro né chi fa quest'opera, no? La Star Comics in questo caso, un'altra casa editrice, ma sono proprio quando esce dalla stampa. E arriva il trasporto, arriva fino a noi. Se non è imballato bene, non c'è niente, cioè questi prodotti si rovinano purtroppo. Quindi continuiamo. Naturalmente il confronto è un confronto veramente ingiusto, perché comunque la Ikari sappiamo che è una casa editrice più piccola di quella, però usa delle carte abbastanza spesse. In questo caso ha delle rilegature molto rigide, molto pesanti, tutto molto pesante della Ikari. Ha migliorato qualcosino, è un pochino più spugnosa la carta, però qui siamo addirittura neanche a un brossurato, è un semplice brossurato, neanche rilegato a filo. Io non vedo rilegature a filo, assolutamente no, è semplicemente
è semplicemente un brossolato pesantissimo. Voi sapete che questi prodotti tutti sono comunque delicati, ma naturalmente i brossurati non rilegati a filo lo sono di più, no? Quindi c'è il solito problema della rilegatura, che comunque mi sembra anche abbastanza resistente. Trovo sempre esagerato utilizzare del cartoncino così spesso per dei brossurati non rilegati a filo, ecco. In linea di massima, insomma, sono contento anche di questo Susanoo, perché è un'opera che non ho mai letto del nostro Gonagai, quindi puoi capire, io sbavo quasi tutte le opere di Nagai e quindi mi va bene spendere 15 euro, però sinceramente nel confronto naturalmente la vince alla lunga nostra buona edizione rilegata a filo, naturalmente, no? Allo stesso prezzo è sicuramente imbattibile rispetto come edizione rispetto alla Icari, ecco. Quindi in questo caso direi che la Star Comics ha vinto su questa Niente, edizione. Se vi è ok. piaciuto questo confronto tra edizioni, no, tra case editrici, fatemelo sapere e ne facciamo altro. Okay? Ci vediamo alla prossima, ragazzi.